E ben ritrovati ancora, gentili telespettatori, per questa edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia, telegiornale che apriamo con un servizio che arriva da San Giorgio di Nogaro. Navigava con bandiera fantasma e per questo una nave è finita sotto sequestro e ci sono anche due denunce. Vediamo. Navigava con bandiera fantasma una nave che è stata poi sottoposta a sequestro dalla Guardia Costiera a Porto Nogaro di San Giorgio. Il sequestro è stato eseguito su disposizione dell'autorità giudiziaria. La nave, approdata per sbarcare 3.500 tonnellate di sabbia silicea, era stata precedentemente segnalata, insieme ad altre navi, dalle autorità della Repubblica Democratica del Congo nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale, come non autorizzata a battere la propria bandiera. I militari quindi hanno proceduto a denunciare l'armatore e il comandante, entrambi cittadini albanesi, per violazione al codice della navigazione. Sono stati contestualmente sequestrati anche documenti e certificati di sicurezza di cui la nave era in possesso, sulla cui autenticità sono ora in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine. A seguito di altre verifiche, la nave è stata sottoposta a un provvedimento amministrativo di detenzione in porto ai sensi del Memorandum di Parigi, sottoscritto anche dall'Italia, da parte degli ispettori del nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Monfalcone, intervenuti per gli aspetti collaterali dell'operazione. All'ispezione hanno preso parte anche i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro, che a seguito di una perquisizione condotta a bordo della nave hanno proceduto a un sequestro amministrativo di sigarette detenute a bordo da un membro dell'equipaggio in quantità superiore a quella consentita dalla legge. Aveva ragione l'edicolante, i calcoli effettuati dalla Sisala nel periodo in cui l'apparecchio della sua ricevitoria aveva funzionato a singhiozzo erano sbagliati. A vantare un credito quindi era lui e non certo l'azienda di scommesse, come invece stabilito dal giudice di pace prima e dal Tribunale di Milano poi, condannandolo al pagamento del residuo pari a 2.291,90 euro. A stabilirlo ora è stata la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza che ha accolto il ricorso presentato da Marco Artico, all'epoca titolare dell'edicola all'angolo tra le vie Mentana e Bezzecca, annullando con rinvio ad altro magistrato milanese il verdetto impugnato. L'avvertenza risale al 2009 e ruota attorno al balletto di cifre determinato dal guasto meccanico che a più riprese aveva fatto saltare le trasmissioni con la Sisal e ostacolando così la comunicazione dell'ammontare esatto degli incassi delle giocate settimanali. Adesso andiamo a Pordenone, reati nel casellario, ma lui, quello che è un po' il colpevole di questo, è incensurato. Sentiamo. Finito a processo per maltrattamenti in famiglia, reato per il quale è stato assolto, un 37enne di origine albanese si è ritrovato nel fascicolo del PM un casellario giudiziario che straripava di precedenti: rapina, sfruttamento della prostituzione, droga. Eppure l'imputato, sbigottito, insisteva di non aver commesso alcun reato. Il suo legale di fiducia, Paolo Pestre, ha sollevato il caso, sottolineando che il 37enne era in realtà incensurato e dimostrando che il suo assistito si trovava all'estero quando sono stati commessi i fatti contestati. Pertanto, il giudice monocratico Rodolfo Piccina ha deciso di vederci chiaro e ha affidato alla cancelleria una verifica. Svelato l'arcano, il sistema informatico, quando viene interrogato per la ricerca dei precedenti, associa automaticamente nominativi simili di altre persone e non alias per assonanza fonetica, nome, cognome, data e luogo di nascita. Poi però i dati vanno interpretati e verificati manualmente. Nel caso esaminato sono stati abbinati impropriamente al 37enne i casellari relativi a un cittadino di nazionalità albanese, con il quale condivideva alcune lettere dal cognome, lo stesso nome proprio e la nazionalità. I soggetti con precedenti vengono identificati nelle banche dati da un codice alfanumerico che corrisponde alle impronte digitali. Il codice univoco lascia la firma su ogni reato commesso dallo stesso individuo. Il 37enne però era incensurato e quindi non c'era un codice nella documentazione allegata. Rimane in sospeso la domanda: e se l'errore non fosse stato scoperto? In un processo in contumacia, per esempio, con l'imputato irreperibile e un avvocato d'ufficio che non è in grado di contrattare il cliente, i precedenti attribuiti erroneamente avrebbero pesato nella sentenza. Per fortuna, grazie a un giudice detective e a un avvocato solerte, le cose sono andate diversamente. È sempre a Pordenone una scommessa giocata poco più di 2 anni fa che è stata decisamente vinta sia da Fincantieri,
sia dal territorio, un'industria in testa, che ha cercato di agevolare l'operazione di rilancio industriale. L'azienda Marine Interiors, controllata da Fincantieri, nel 2014 ha acquistato da concordato la Santa Rosa Contract dell'ex gruppo Santa Rosa di Prata. In 2 anni la società ha riassunto gli ex dipendenti, contando oggi oltre 200 addetti, e ha triplicato il fatturato, passando dai 30 ai quasi 100 milioni di euro, con cui si è chiuso il 2016. L'azienda nel corso dell'ultimo anno ha completato il trasferimento della produzione nello stabilimento di Valenoncello, specializzata nell'arredo delle navi da crociera. Per il 2017 ha in programma nuovi investimenti e punta, entro la fine dell'anno, a un organico di oltre 250 addetti e 150 milioni di fatturato. Una crescita quindi boom in 2 anni, dovuta a una serie di fattori. E adesso andiamo al Vavasone per mostrarvi quello che è il nuovo castello restaurato. Il castello di Valvasone, che viene restituito alla comunità del Friuli Venezia Giulia, è un valore aggiunto per il nostro turismo. Un turismo lento, un turismo capace di stupire, e venendo qui a Valvasone si rimane incantati. Si entra in uno dei borghi più belli d'Italia, dove il tempo sembra sia fermato, e nello stesso tempo però vediamo anche quanto importante sia riuscire a godere di questo manufatto, entrarne, carpirne quelli che sono i segreti, perché qui abbiamo 8 secoli in cui le nostre comunità si sono cambiate, sono evolute. Venire a Valvasone significa conoscere un pezzo di Friuli dove l'agroalimentare è una delle risorse più importanti, in uno spicchio del Friuli dove la produzione delle barbatelle è fra le più grandi al mondo, dove però vicino ci sono delle zone industriali con la metalmeccanica più evoluta d'Italia, e quindi viene tenuto assieme quello che è il mondo del manifatturiero, il mondo dell'agroalimentare e percorsi turistici straordinari. Un Friuli che non conoscete, un Friuli incredibile, un Friuli che grazie a questo castello ora ha una carta di più da giocare per ospitare al meglio le persone che da tutto il mondo verranno a trovarci. E andiamo adesso a Udine. Con la crisi, troppo spesso le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese rinunciano al dentista, e i risultati di questo, ma anche di altri fenomeni, sono purtroppo nei dati allarmanti messi in luce da uno studio condotto nel 2015-16 su oltre 800 bambini di prima elementare, di 44 classi di 26 scuole, di cui 20 pubbliche di Udine. Solo il 48% degli 807 piccoli visitati, infatti, avevano denti carie free, che non avevano né hanno avuto carie. Una percentuale ben distante dall'obiettivo 2020 dell'OMS, che è del 90% fra i bimbi di 5-6 anni. E nel 2014-2015 era andata anche peggio, visto che uno studio su 195 alunni di prima elementare aveva rilevato un tasso di caries free di appena il 38%. Tanto che ora Udine corre ai ripari, estendendo lo screening preventivo a tutte le scuole dei comuni dell'Uti, per un totale di quasi 1.300-1.400 bambini, come spiega l'odontoiatra del distretto sanitario Rosella Tito. E dopo questa notizia, gentili telespettatori, finisce il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.